Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon GX! La Pixelmon di venerdì! E la sto registrando io alla faccia di Singer perché che lui è buffo. Che succede? Non lo so, che succede? Entrati in Matrix. Entrati in Matrix. C'è una palla in Matrix. Allora, 300 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se non hai, lasciare l'hashtag Pixelmon GX qua sotto nei commenti e lasciare anche un commentino per dirci cosa vi piace, che Pokémon vi piace, robe simili, insomma, dai. Ah, poi se volete pure scrivere che Morduk è una pippa, cioè ci può stare. Sì, sì, quello lo fa da parte, insomma. Allora, dai. Andiamo ad aprire un pochino di nostre bellissime chiavette. Abbiamo soltanto... Io non ce l'ho le level. Manco io, non ho livellato sti giorni. Oh. Però le voti sì. Quelle per votare. Quelle sì. Ce l'ho pure io, ma non danno una sega ste cose. Non è vero, a me un Pokémon random l'altra volta l'hanno dato. Oh, la Firestone. La Firestone. Oh, dai, un exp share. Scusate, raga. Ma io ho trovato la Downstone. È giusta, è la pietra... Bene, oh, non lo so, insulto. Ok, vediamo un po' che troviamo qua. Ho trovato una pietra tuono, per chi serve. Ma per ora non ci servono, più avanti sì. Per fare un bel gioco. La Kieg, perfetto, ottimo per livellare, questa aumenta l'exp. Io ce ne ho 6. Ma sono buone, le metti a tutti e fai i level K come se fosse acqua. Oh, due d'erba, così ce ne ho 18 da parte. Due erba. Guarda la canzone Bob Marley. Abbiamo trovato le Cressidre. Perché sono buone? Oh, Max Revive, così ce ne ho 2. Ottimo, quelli sono buoni, lasciamoteli. Perché nelle palestre si possono usare. Ok, allora ho vinto Max Revive. Io l'ho usato tutti, pure tu, signore Singer. No, me ne mancano 2. C'ho Blizzard ETM. No, vabbè, guarda, me le posso anche lasciare perché tanto non trovo niente. Tu, signore Wifer, hai trovato qualcosa? No. Ok, questo è stato. Dimmi. La Cressidre, la pietra e un random uovo. Ma proprio il peggior opening della storia. Mamma mia, di questo YouTube. È il chest opening bufu. Ok, stiamo cominciando a scendere nell'immensità di questo mondo. Oh, siamo arrivati, eh? Ma poi come lo schifo? Siamo arrivati. Sei arrivato. Ah, io sì. Io no, sono il terzo. È bellissimo, ragazzi, che la mossa idropampata, essendo anche una mossa d'acqua, brucia. È bellissima questa cosa. Di fuoco, vorresti dire? No, no, è d'acqua idropampata. È una mossa anche d'acqua. Una mossa di fuoco. Ah, tu dici... Allora, vabbè, perché l'acqua è calda. Cosa sta dicendo? Si sta incatenando. Sì, vabbè, mi sono confusa. Allora, io mi sto mettendo... È confusa e si colpisce da sola. Sì, mi sono confusa. Sceva, boh. Fa male, eh. Allora, sto a 3, 4, 5 Pokémon al 30. Non c'è un altro, no? Vabbè, mettine uno al 29. Ce l'avrò, però aspetta, te lo dico, aspetta. Forse sì, qualcosa c'ho. Forse qualcosa di sopravvissuto c'è. In giro per il mondo, molto nascosto. C'è Sheldon. Chi? Quello del Big Bang Theory? No, non è quello del Big Bang Theory, è quello lì tricerato, po' brutto. Beh, è brutto pure Sheldon, insomma, non è che sa. Oh, 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 porta rispetto, A chi è, i brutti? Signorina Wiffer, lei è arrivata? No, no, sto a fare il terzo tizio. Che dici, signori Singer, la pisciamo? No, ah, sì. Ok, ah, dai, sì. Pisciamo, dai. Vediamo un po' se... È giusto coso. Levalo dalle palle. Vediamo se questo team funziona, vai. Fatto? Ok. Allora, mossa. Te tiro, idrondata. Ma perché è così brutto Golem da Alola? Non lo so perché è brutto, però è brutto. Signor Golem, lei dovrebbe morire però, perché non ha preso danni? Scusi. Perché oh, è ecco, Golem. Sì. Oh! È impazzito. Autodistruzione. Tacci sui. Ok, allora proviamo questo, vediamo un po', che te tiro te. Occhio, quello è roccia ghiaccio, non gli fa niente l'acqua. Allora posso soltanto provare lotta. Con... È ghiaccio, quindi lotta, fuoco. Aia. Ok, buio, non gli fa un cavolo. Aia. Mi sa che questo Pokémon è un po' uno schifo contro di lui. Eh sì, anche perché il tuo è un veleno acqua. Sì. Allora, proviamo così. Dragonair. Andiamo così. Se riusciamo a fargli qualcosa. Guardi, Brock. Ma c'è il chischiaffi. Azzardare. Ok, non gli abbiamo fatto nessun danno. Tanto lo vorrei paralizzare.
Vai, vediamo un po' se ce la facciamo. A Mordug, guarda, se mori pure che la squadra fatta apposta, veramente. Cioè, è la peggio, è la peggio. Oh, oh, oh. C'è... facci che? Sua. Qua c'è un cartello, c'è scritto il primo da che ha battuto la palestra. Il cambio qua. Sei paralizzato, dovresti rimanere... Ah, è morto? No. No, è vivo. Allora, lui che è? Gelo? Roccia? Sì. Porca miseria. Perché tu che paga non c'hai? Non lo vedo. Ha messo acqua. Porca miseria. Dai, non ci credo che mi fa dei danni assurdi. Tutti Power acqua gem. Messi. No, c'è anche uno erba. È peggio erba con gelo. Appunto. Uno al fuoco che gli faceva il culo lo stesso. Come fai ad averci il sigillo che si chiama Cenerino Pazzo? È perché Cenerino Pazzo è quello che me l'ha passato. mi sa che non ce la faccio, lo sai. No, non ci credo. Ti devi avere Pokémon con mosse di lotta, mio caro. Piace no, io ce l'ho un cerviattino. Allora, no, c'è acciaio, forza antica. Anche l'acciaio dovrebbe andare bene. Un po'. Beh, però non è... Facciamo così per adesso, vediamo un po' se riusciamo a sopravvivere. Poi è pure paralizzato quel coso. Devi morire. Ma usare Reflect, occhio. Ok. Sembra che piano piano sta morendo. Ah, pure tu ci stai a piedi, schiaffi, Vabbè, non tanto. Ok. Che sta ammazzando un Garbin, che ti ha messo Tyranitar. Arca miseria, mo' gli dico a Tyranitar. Che okay, forza antica. Io vorrei parlare. No, adesso parliamo seriamente, ragazzi. Cioè, io vorrei parlare. Vorrei parlare con i moderatori di questo gioco. Anzi, adesso faccio una bella cosa. Oggetti lotta e me li metto tutti in vita. Vaffanbeccolo, dove sta? Ma com'è? Com'è possibile che Brock ci ha tirani da livello 30? Ma stiamo scherzando? Ma che è? Ok, vediamo. A parte un po'. Che Brock ci ha tre Pokémon. Ci tua. Due. Nella palestra. Che te tiro? Onix e Geodude. Che culo. Ok, aia. E mi ha fatto pure lei. E mo l'unica cosa che posso fare è così. E vediamo se ce la facciamo. Oh, ma quanti danni fai? Tyranitar, vabbè. Guarda, vedo Azumarill che è rimasto di nuovo. No, vedi Azumarill che è morto, perché è morto. Sì. È rimasto con Dragonair. Vai, Dragonair. Con 10 di vita. Poi fa un terremoto e muore. Ma ce l'hai? L'ho usato un revitalizzante max. L'ho già usato revitalizzante max. Vabbè. Come fai a morire? Ne uso un altro. Sempre su Azumarill, vai. Ah, signor Mordug, allora, lei... No, me li stanno ammazzando tutti. Io l'ho andata. Guarda, mi smezza il Tyranitar. È da pazzi. Ecco qua. Ligarock, aia. Quanti Pokémon ha usato, Brock? Ma come fa a togliere così tanto con dei 30 poi? Perché c'ha i Pokémon con gli EVS messi bene. È pure più veloce con tutti i Pokémon che c'ha. Perché c'ha gli EVS in velocità e poi in niente, attacco. Ho finito tutto. Sto per morire anch'io. Lei morto. È poco a posto. Quanti lei è poco fornito. Quanti Pokémon gli mancavano? Cagare. Ma non mi scusi, ma usi questi no. Che cosa sono? C'abbiamo la macchinetta che li vende a casa. Perché se... Aspetta, facciamo così. Allora, ricordati i Pokémon che ha usato, ricordati cosa usa contro V. Ok, siamo di nuovo davanti a Brock e grazie Singer e Quinfer mi hanno rassettato un pochino la squadra, mi hanno messo qualche mossa e mi stanno spiegando un po' il Pokémon perché io sono Nabbo. Che ho fatto il team è Nabbo qua a mezzo. Sai pure il vitalizzanti e tutte le cure e anche il latte Mumu e simili. E vai. Se non l'ammazzi così, io cambio server. Appunto. Vai. Allora, cominciamo immediato. Suono onda immediatamente paralizzato, sto maledetto. Oh. Autodistruzione, perfetto. Ok. Miseria, latte Mumu. Salvato. Aerodactyl. C'è Aerodactyl però. Vai di ghiaccio che è volante. Quindi devo cambiare Pokémon. Ho di fuoco pure. Provo. Un po' tutto. Allora, quindi revitalizzalo. E curalo. Ah, ok, quindi lo curo e speriamo che rimani di vivo. Fuoco. Allora, cura, latte Mumu su Dragonite. Ok, sperando che non mi ci fa niente. Ma ha dato un attacco ma non mi ha fatto tanti danni. Lanciafiamme? Ho lanciafiamme, ho mosso il drago. Comunque fanno tutte male, quindi vai. Vai, provo lanciafiamme. Mamma mia. No, gli abbiamo fatto niente. No, non gli ho fatto niente. Allora, direi, visto che Dragonite sta lì a rischio,
Attaccalo, attaccalo. Vabbè, ci provo. Fagli il drago. Ah. No, è troppo veloce. No, me l'ha cambiato. Ho usato una mossa per cambiarmelo. Ho capito, sì. Hai redatti la roccia? Sì, è sempre roccia. E allora gli tiro l'acerboso? No, perché essendo volante vola, prende meno da erba, quindi devi cambiarlo per forza. Porca miseria. Che cacchio metto? Quello gelo? Sì, ok, ce provo, speriamo che non me l'ammazza. Vai. Ah, me l'ha smezzato. Dai, anche me. Che gli tiro? Gelo scheggia, che parte per prima. Gelo scheggia, no, non gli faccio niente col gelo. Vabbè, piano. Piano piano. Ricordati che c'hai i rivitalizzanti, quindi non temere. Quindi è roccia lui, no? Sì, sempre Azumarill. Tutti roccia, cioè. Vai, qua giù mi lo sciotti per forza. Mi smezza pure lui, però. Oh, è morto. Oh, Onix. Onix, perfetto, continua così. Questo lo sciottiamo direttamente. Attacca per primo, visto che lui ha cambiato poco. Vai, idrondata. E Onix va giù. Con lui dovresti mettere quella d'erba. Quella d'erba, ok, Zarena. E fai di l'acerboso prima che muore. Ok, non mi ha fatto fare la mossa. No. Mi sa che è più veloce lui, però. Ti ha fatto tentennare, porca miseria. Ok, ho fatto l'angerboso, ma non ho fatto quasi niente. Peccato, pensavo che era più pesante. Allora, la prima volta che abbiamo battuto con Bastion, vero? Quello di roccia. Vai. Stiamo a rischiare parecchio. Quanti bug quanti sono rimasti? Me ne sono rimasti 2 vivi. No, allora, 3. Resta. Se non riesci a sciottarlo, resta. Ok, quindi zaino. Restore PS, chi li mette in vita? Dragonair, Sarena o Cenerino? Qualche Pokémon d'acqua, se Azumarill è morto. Non c'ho altri Pokémon, c'ho Cenerino che è quello di ghiaccio. Lui lo rimetterei up. E poi rimetterei up anche quello d'erba. Ok, Zarena, quindi vai, prima Cenerino e poi Zarena, vai. Vediamo il Bastion regge. Ah! Ah! Tiranni è OP, Ci vorrebbe un Pokémon volante qua. Oh, io c'ho Delibir. Sì, che prova a fare? Metto Cenerino, quello di gelo? Allora, quello demore ti muore in un modo impressionante. Azumarill? No. Azumarill pure. Ho capito, Croagunk però che... Poi non c'ha mosse specifiche. Però con tutto. Vai, proviamo Azumarill. E ogni volta entra si fanno danni. Tempesta. Che gli posso dire? Idrondata per forza. Idrondata per forza, sì. Se non me l'ammazza prima. Ok, è sopravvissuto. Oh, vai. Ah. No. Se ce la fai a... No, non ce la fai a curarlo. Ma idrondata... Io prima l'ho colpito? Sì, hai fatto prima male. E allora devo provare a curarlo. Provaci. Lo spera. Dove stai, Azumarill, per favore? Vai, forse non te l'ammazza con una botta. No, me l'ha smezzato. E tu riesci ad ammazzarlo. Vai. Idrondata. Ah, sciottati. Ti ha attaccato 2 volte, stufiatena. No, non attaccare buona 2 volte, è giusto. Curalo di nuovo. Attacca la prima volta quando cambia Pokémon e la seconda volta quando fa l'attacco, è normale. Ok, latte mumu, vai. Vai, Azumarill, ti prego, reggi. Il latte fa bene. Sciottalo. Idrondata. Muorici, schifoso. Non muore, però. Super efficace. Ah, oh, è vivo ancora. Tanto mo mori tu. Io c'ho più vita. Vai. Piace. Perfetto. Quante gliene mancano? C'è Carbink quello, giù. Quello folletto. Continuiamo questa strategia finché c'hai. Che Pokémon era quello di prendere contro lui? Roccio folletto. Ok, quindi devo rimettere su quello d'erba? No, in realtà no, quello di ghiaccio. No. Devi continuare con l'acqua, secondo me. Allora col fuoco o con l'acqua, scegli. E allora mi devo riappare Dragonair. Oppure vuoi usare lei? Poi c'hai ancora latte mumu? Sì, c'ho latte mumu. Allora daglielo di nuovo e provo a sciottarlo. Ok, vai, Azumarill, reggi, ti prego. Ok, vai, ha fatto pochi danni. Azumarill c'ha comunque le statistiche tank, quindi... Sì, poi ho messo pure così, resti là, come si chiama? Quello lì che recupera la vita, l'oggetto. Ok, sì. Avanzi. Gli fa pochissimi danni però, super efficace ma... Perché forse è tank pure lei. Ma che è, folletto? No. Sì, è folletto. Sì. Folletto prende danni da folletto? No, da acciaio. Però da folletto no, ok. Non ce l'abbiamo. C'avevi ferro stridio con l'altro? Voglio provare così. No, ferro stridio non fa nulla, abbassa. Okay, no, quindi... abbassa la difesa, diciamo. Forse vabbè, poi lo scelgo. Eccolo che va giù. Vai, un'altra idrondata.
Dai, non ti sta a fare niente? Che non mi sta attaccato? No, no, sta attaccato, sta attaccato. Non mi piglia. E stolta non ho preso io, però ho finito di rondare, allora play root, vai. È sì, morto, sì. Perfetto. Signor Marduk, lei ha battuto questo Kurnut. E ci ha dato 3 Ultra Ball e una spaccaroccia MN6. Yeah. Wow. Abbiamo già fatto, diciamo, e 2000 già. Gold da. Buono. E in più la medaglia sasso. La medaglia Fai faffo. La medaglia sasso, ce l'hai? Sì, c'è la medaglia faffo, eccola. Buttamela. Oh, via, la prima che ce la perdi. Ho vinto, ho vinto. Ma no. Ma non vale così. Però visto, se può passare, quindi basta avercela. Lol. E quindi non serve rifarlo. In pratica no, potremmo passarcele io a te e andare avanti con le altre palestre. Perfetto, quindi non bisogna fare 350 video, ottimo. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Ciao, aspetta. Brutto stronzo, ecco. Aspetta, meno video sono meno guadagni. Lel. Dai, mettiamoci a fianco a Brock e salutiamo tutti, ragazzi. Dai, dai, tutti a fianco Brock, a Brock. Gira. Ciao, Brock, vieni qua, 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 te gira che mi tengo. Brock, perché mi guardi a me? Io sono innamorato. Ah? Brock ha rosicato. Vabbè, non mi piace Zinga. Ok, dai, mi giro io. E io così a trenino. Stanno succedendo cose strane in questo video. Ok ragazzi, questa è stata la puntata di oggi. Con un po' di fatica, il più nabbo del gruppo, grazie all'aiuto dei più bravi del gruppo, alla a Pokémon, a Pixelmon, siamo riusciti a buttare giù Brock. Dovevi passare meno tempo sugli altri giochi, più su Pokémon. Sì, in effetti. Va bene, dai, ecco. 300 like, condividere i video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciare hashtag PixelmonGX qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e magari anche un bel commento, così possiamo rispondere. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! No!